tutta l'informazione sul mondo della voce è su voci.fm. Partner Voxil Voce Gola. Dalla natura, un aiuto per la tua voce. Voxil.it. Alberto Scorfano. Luca Paguro. Piacere. Girolamo. Vi ricordate Luca? Come dimenticarlo? Il film Disney Pixar ambientato nelle Cinque Terre è uscito su Disney Plus il 18 giugno 2021. Beh, arriva per la prima volta al cinema proprio da oggi, giovedì 25 aprile. Sempre naturalmente con le voci di Giacomo Giannotti, Marina Massironi, Saverio Raimondo, Luca Argentero, Orietta Berti, Fabio Fazio e Luca Vannini, Sara Ciocca e Luca Tesei. E tutti quanti ci raccontano e ci ricordano com'è andata. Ciao a tutti, sono Giacomo Giannotti e nel film Disney Pixar Luca do la mia voce al ruolo di Giacomo. Quando fai animazione e doppiaggio puoi essere un drago, un lupo, un pesce, non ci sono limiti su quello che puoi interpretare, allora c'hai una bellissima libertà di interpretare e fare ruoli che non potresti mai fare. Allora io adesso sono un pescatore grande, molto più alto di me in questo film e mi posso divertire a essere lui e esplorare questa nuova storia. Andiamo! In Luca ho doppiato sia la parte americana che la parte italiana e mi sono divertito molto a fare tutti e due i ruoli. La cosa bella di quando ho fatto il doppiaggio in italiano, avevano già montato il film. Allora per la parte italiana io avevo sullo schermo proprio la scena del film con tutto il mio personaggio disegnato. Sono stato alle Cinque Terre tantissime volte, è un posto per me veramente magica. Allora ero molto contento quando Enrico, regista, mi ha detto che insomma si ambientava qui. Sono gli svitati. Ho fatto questo provino, abbiamo giocato un sacco col personaggio, col carattere, insomma mi ricordavo che stavo anche cantando. Abbiamo provato un sacco di diverse cose perché lui un po' voleva vedere insomma che cosa potevo fare. Sono tornata a prestare la mia voce a un personaggio Disney Pixar con grandissimo piacere. Dopo le esperienze di Monsters & Co., dopo Mucche alla riscossa, mi ritrovo di nuovo in un film Disney e Pixar. Però questa volta c'è una novità, perché ho dato la voce anche in inglese a questa signora marsigliese. E questa è una grossa novità per me. È stato molto divertente, ma anche molto interessante, perché non avendo ancora l'immagine della signora, abbiamo così costruito solo con la voce, con le intenzioni, con la recitazione, il suo personaggio. Questo è incredibile. Tutto il mondo potrà sentire la signora marsigliese in inglese con la mia voce, oltre naturalmente che nella versione italiana. Ciao, ciao! Io doppiavo da Roma. Doppiavo, insomma, recitavo da Roma. E le coordinate me le davano dalla California, dalla Pixar. Anche questo è stato curioso, un lavoro a distanza, no? Tutti, ognuno a casa sua, praticamente. Tutti a casa e tutti con gli orari sfalsati, cioè loro facevano colazione dalla California e io già l'aperitivo, insomma, per cui molto curioso. Con la signora marsigliese, che è il personaggio che ho doppiato, ho in comune soprattutto una cosa, la maglia a righe. Cioè, non è una maglia, è proprio una pelle come quella della signora marsigliese. E poi riconosco in me un certo piglio che è proprio della signora marsigliese. Lo riconosco, quantomeno lo vorrei. Da piccola non ero tanto simile a Giulia, ma ero simile sia a Luca che a Alberto. Sì, sono un mix fra i due, perché è vero che ero introversa e timida, però avevo dentro uno spirito libero che poi mi ha guidato a fare delle cose. Ci siamo ritrovati a lavorare a questo film nei tempi che corrono, quindi con l'impossibilità di viaggiare, no? Questi distanziamenti e confinamenti ai noi necessari. E così mi sono trovato a dare la voce americana, la versione originale di Luca, da Roma, con le indicazioni della regia da Los Angeles. E il regista sostituiva l'assenza del film in qualche modo, perché chiaramente il film viene realizzato sulle voci, quindi quando tu dai la voce a una versione originale non hai ancora davanti a te il film, che io sono riuscito a evocare, a tirare fuori da qua la voce di Ercole Visconti. Qualcuno oggi è fortunato. Prestare la voce a un personaggio Disney Pixar
Era un piccolo sogno fino ad oggi. Ho sempre sognato che me lo proponessero, quindi sono molto 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 felice. You make me happy. Non credo di avere grandi caratteristiche in comune con Lorenzo Paguro. Lui ha dei bellissimi baffi che mi ricordano molto mio papà. Io invece sono da qualche anno la barba. Ho una figlia molto piccola, quindi non so ancora come sarò con un figlio, diciamo, in piena pubertà. Lorenzo Paguro è piuttosto permissivo, anche un po' distratto, insomma, più buono della mamma, e penso che più o meno andrà così in famiglia da me. Devi prometterci che non salirai mai più in superficie. Ho prestato la mia voce molto volentieri, perché sono sempre stata un'ammiratrice dei film di Walt Disney e mi sono anche emozionata mentre facevo queste battute, no? Perché alla fine hanno sempre una morale, quindi vanno bene sia per i piccoli che per i grandi. Questa sarà la nostra più bella estate di sempre. Io faccio Concetta, che sarebbe la sorella di Pinuccia, ed è interpretata da Luciana Littizzetto. Lei è magrissima e invece Concetta è più paffutella, perché gli piacciono molto i gelati e quindi mangia sempre di continuo, un po' come me. È il tuo turno, di la frase. Che c'è in quel cervello bacato? Oh. Mi sono provarci. Mi diverte molto Fabio Fazio che fa il prete, un po' ce l'ha però, eh. I primi anni che facevo l'inviata speciale nei campi di calcio mi ha fatto scoprire la mia ironia. Prestare la voce a un personaggio della Disney è sempre un piacere, anche difficile da definire. Oh mamma mia, ti prego, abbi pietà di noi! Perché c'è qualcosa di infantile nel riscoprirsi bambini, nel piacere di fare una cosa che si sa che rimane, e per quel che mi riguarda soprattutto nel fatto che si sa che questi film da qui a sempre porteranno buon umore, divertimento, gioia e sorriso, quindi che, per chi fa il nostro mestiere, secondo me è la cosa più bella che possa capitare. Poi il fatto che sia ambientato in Liguria è vabbè, particolarmente affettuoso, ecco, per me, perché chiaramente è la mia regione, il luogo dove sono nato, mi sembra, ecco, speciale. Il mio personaggio si chiama Luca. Penso che siamo entrambi abbastanza timidi. Ho ritrovato in Giulia qualcosa di mio, sì. L'essere sagace, l'essere entusiasta. Il mio personaggio Alberto è un personaggio presuntuoso, è un personaggio altezzoso. Fa anche un po' il maestrino con Luca, no? Anch'io sono un po' presuntuoso. Quando te cosa uccide con quelli? Qualunque cosa nuoti. Hai visto il giornale di oggi? Oh, quella foto è una bufala, papà! La gente qui a Porto Rosso pensa che esistano i mostri marini. Tutta l'informazione sul mondo della voce è su voci.fm. Partner Voxil Voce Gola. Dalla natura, un aiuto per la tua voce. Voxil.it.